Dicevo, siamo giunti al momento decisivo. Domenica e solo domenica dalle 7 alle 23 voteremo per il ballottaggio. Il momento è giunto, bisogna scegliere. E allora, prima di entrare in un discorso più politico-amministrativo, consentitemi innanzitutto di ringraziare la gente, in primis tutto il gruppo umano che ha sostenuto questa coalizione, un gruppo fantastico, meraviglioso, eccezionale, veramente, grazie, grazie a tutti. Hanno lavorato incessantemente fino ancora stamattina, adesso poco fa, ancora stanno lavorando al paticello dove dopo il comizio andremo a passare un po' di tempo insieme a confrontarci ancora per chi vorrà e a rasserenarci, di rilassarci un pochino. Un gruppo eccezionale, dicevo, un'età media di 9 anni, va questo microfono, se volete prendo quello con filo. Speriamo la terza sia buona. Dicevo, un gruppo eccezionale che ha vissuto intensamente. 39 anni l'età media, abbiamo portato, porteremo in consiglio, qualora come siamo certi la vittoria domenica sera ci arriverà, 10 consiglieri, come ovviamente potrebbe accadere per tutti. Di questi consiglieri ce ne sono molti alle prime ambe, un gruppo giovanissimo, della media bassa. Avevamo 27 anni in lista, ne porteremo sicuramente una, poi affronteremo quella piccola polemica che ha aperto l'avversario, quasi diciamo puerile, sulla presenza delle donne in lista. Ne porteremo una, ma sicuramente a ridosso ci sono tante donne pronte ad entrare in consiglio che con il meccanismo gli assessorati riempiranno l'aula. E un ringraziamento sentito, doveroso, sincero, al dottor Mauro Cherfi. A quel dottor Mauro Cherfi che ha amministrato 3 volte Delta Ferrata e del quale ci sentiamo ideali continuatori e di cui vogliamo raccogliere il testimone e di cui siamo certi che domenica sera raccoglieremo il testimone. Grazie Mauro, non so se sei qui tra noi, mi sembra di no, avevamo sperato che venissi, purtroppo non stava bene, stamattina mi ha chiamato, ha detto non ce la faceva, avrebbe provato, non è andata così. Dicevo, tanto entusiasmo, tanta gioia, la gente che ho incontrato è entusiasta, è felice, ha ritrovato la voglia di politica, di essere a fianco a chi propone un nuovo modo di governare Delta Ferrata, tanto entusiasmo. Io credo che, senza voler peccare di modestia, abbiamo rimesso in moto la speranza, il cammino dei grottaferratesi. Dovunque siamo andati, soprattutto in questa fase di ballottaggio dove abbiamo privilegiato il porta a porta, cosa non fatta nel primo turno in modo più incisivo, abbiamo trovato porte aperte, disponibilità, accoglienza e tanta, tanta, tanta voglia di cambiamento. Questo è testimoniato dal risultato del 25 maggio. Il 25 maggio abbiamo vinto in 15 sezioni su 15, ribadisco 15 sezioni su 15, non era mai accaduto nella storia politico-amministrativa del nuovo modo di elezione del sindaco, raccogliendo ben 4.062 voti, 1.000 in più dell'avversario che troveremo al ballottaggio. Un altro dato importante da sottolineare, a dimostrazione della differenza tra i due schieramenti, mentre il PD renziano corre in Europa, il PD grottaferratese crolla e dimezza i suoi consensi. E questa è una cosa sicuramente vorrà pur dire. Abbiamo vinto in zone storicamente avverse, ostili all'area moderata, quelle zone che sono considerate da sempre comunque non vicine a noi. E anche in quelle zone, soprattutto in quelle zone, ad esempio nello IACP di Colle Sant'Antonio, ho trovato tanta, tanta disponibilità e tanta richiesta di cambiamento. E noi quel cambiamento lo vogliamo raccogliere e lo vogliamo portarlo avanti. I grottaferratesi hanno capito finalmente cosa è fare comunità, cosa vuol dire restituire dignità e decoro a Delta Ferrata e sono stati vicino a noi con grande convinzione. La campagna elettorale del ballottaggio, come dicevo, l'abbiamo svolta in modo un po' diverso rispetto al primo turno. Abbiamo privilegiato, come dicevo, il porta a porta, abbiamo ascoltato ancora di più le persone, questa squadra fantastica si è mossa su tutto il territorio e ora ci accingiamo al passo decisivo, cosa che invece ahimè, non ho riscontrato nello schieramento avversario. Non mi dilungherò su polemiche sterili e inutili sulla risposta dell'ultimo attacco inqualificabile che ho subito ieri, c'è una risposta in questo volantino che è stato distribuito in tutto il paese, chi vorrà lo potrà leggere, lì abbiamo dato la nostra risposta, ritengo anche con una certa classe ed eleganza rispetto agli attacchi subiti. E vogliamo anche sottolineare che la presunta smentita
o comunque la smentita ritenuta tale dall'avversario, sinceramente fa anche un po' ridere, perché leggere certe cose sul giornale ancora oggi comunque lascia stare fatti, ma comunque non ci dilunghiamo su queste cose. Dicevo che comunque l'avversario, rispetto a quello che è stato il nostro comportamento, ancorché ci accusino di aver gettato fango ovunque, poi ci spiegheranno come l'abbiamo fatto, non ha altrettanto risposto con proposte e con idee di governo di Grottaferrata. Io ho subito attacchi inqualificabili, come dicevo prima, ingiurie, calunnie, si sono spinti fino al punto più vicino del lato personale, ma io vado oltre e non mi soffermo su questo. Però qualcosa bisogna pur dirla, perché bisogna smentire certe situazioni. Questo microfono, come facciamo? Allora, la menzogna sistematica è continuata per tutti i 15 giorni, è sempre più via salita, fino a stamane. Stamane sono uscito di casa e qualcuno mi fa: ma è vero che se vinci tu, gli operatori ecologici perdono la 14ª mensilità? Ho detto: ma qual è il mio potere distruttivo nei confronti di questi cari amici che stamattina sono andato a trovare e che tutti quanti hanno guardato inizialmente con un po' di timore, poi gli ho spiegato il motivo, che assolutamente non esiste, e si sono rilassati. Hanno iniziato dicendo che vogliamo uscire dal consorzio bibliotecario dei Castelli Romani, poi hanno detto che vogliamo cacciare gli ausiliari del traffico, hanno detto che aumenteremo, appunto, che toglieremo la 14ª mensilità, hanno detto che aumenteremo il nido, stamattina anche questa voce girava. Mancava solo che dicessero: metteremo ruota ai servizi sociali e alla direzione del nido, avremmo fatto certo. Questo è il comportamento dei nostri egregi avversari.